Il TAR della Lombardia ha confermato il provvedimento interdittivo antimafia firmato a giugno da parte del prefetto Renato Saccone nei confronti di Giovanni Gatto, titolare dell'impresa che gestiva la pompa di benzina di Via dei Mille a Buccinasco. L'intensa attività d'indagine dei carabinieri, guidati dal luogotenente Vincenzo Vullo, aveva evidenziato concreti collegamenti con la criminalità organizzata tali da condizionare le scelte dell'impresa. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato da Gatto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Da parte nostra, dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, l'amministrazione comunale continuerà a vigilare su questa come su tutte le attività commerciali del territorio affinché la legalità sia sempre assicurata. Tra i progetti strategici del comune, continua il sindaco, già lo scorso anno abbiamo istituito il NIC, cioè il Nucleo Ispettivo Commercio, di cui fa parte il personale del servizio alle imprese della polizia locale, proprio per intensificare i controlli.